Pronto? Eccoci, allora ho appena introdotto la band, i Membrans. Con chi abbiamo il piacere di parlare? Allora, ciao a tutti, io sono Giovanni, sono il batterista dei Membrans e purtroppo stasera ci sono solo io perché gli altri due membri sono impegnati a lavoro. E quindi l'importante è portare a casa la pagnotta. Allora senti, ma sono sicuro che tu sarai in grado di portare avanti la bandiera dei Membrans e spiegare un po' ai nostri ascoltatori chi siete, di quale parte dell'Italia siete e che cosa proponete. Allora, spero di rendere altro l'onore dei Membrans. Noi siamo da Venezia e questi giorni si sta sentendo anche molto parlare di Venezia con quello che è accaduto dell'acqua alta, no? Immagino, spero che questo non abbia negativamente influito sulle vostre attività, almeno. In parte con l'attività di Davide, il nostro cantante e bassista, in quanto lavora in una pizzeria dove sono stati causati diversi danni alle attrezzature elettroniche, però ci diceva che adesso sembra che le cose si stiano un po' sistemando. Bene così. Allora, parliamo un pochettino di voi, Membrans. Quanto tempo fa vi siete formati come band e come mai avete deciso di affrontare questo moniker e queste sonorità? Allora, i Membrans sono nati nel 2012, fondati da Davide Lazzarini, appunto, il nostro attuale bassista e cantante, che ha formato questo progetto inizialmente come un progetto più black death metal, e la formazione che c'era allora è andata man mano disgregandosi e finché si è arrivati in un punto che è entrato Pietro Battiston, l'attuale chitarrista, e poi nel 2016 sono entrato io alla batteria e da lì la formazione si è un po' stabilita e siamo rimasti noi tre e diciamo che anche il progetto ha subito delle differenze a livello di genere. Infatti se prima era più un black death metal, adesso noi solitamente preferiamo definirci death and roll perché mettiamo insieme influenze un po' da diversi generi, perché comunque tutti e tre abbiamo diverse influenze e noi semplicemente cerchiamo di raggruppare e unire tutte queste diverse influenze che abbiamo in quello che poi trasformiamo in musica. Abbiamo anche influenze, ad esempio, per alcuni pezzi anche dal blues, da una parte più blues che fondiamo sempre con la radice metal, diciamo. Benissimo, noi stiamo chiaramente qui promuovendo la vostra ultima fatica uscita lo scorso gennaio, il 14 gennaio di questo anno, via Envenomed Music, ossia Morality's Collapse. Oggettivamente noi su metalwave.it abbiamo già altre 4 recensioni di altri 4 lavori dei Membrans, questo quindi è l'ultimo. Come te anticipavi, ci sono state delle differenze, ma ti lascio, diciamo, spiegare un pochettino in dettaglio quello che è appunto l'album Morality's Collapse. Sì, allora, questo è il secondo album, il secondo full length. Il primo è stato Abyss di 2 anni fa, che è stato registrato dalla stessa formazione di questo, quindi da me, Pietro e Davide, e tutto sommato come genere abbiamo cercato sempre un po' di mantenere il nostro, ovvero quello di fare quello che ci piaceva, quello che senza stare lì a mettere dei paletti e dire no, dobbiamo fare così perché facciamo death metal, semplicemente quello che ci piaceva, cercavamo di renderlo al meglio. E per quanto riguarda ad esempio le tematiche,
Quello che principalmente viene anche un po' affrontato in chiave un po' sarcastica, orrorifica, eccetera, è una sorta di denuncia della situazione appunto di Venezia, non solo dal punto di vista climatico come è successo nei giorni scorsi, ma anche specialmente dal punto di vista economico, sociale e via dicendo, di come viene sfruttata in questi giorni, non solo in questi giorni ma da anni ormai, da imprenditori e via dicendo. E quindi sono tutti in un certo senso anche messaggi, infatti lo si può notare anche già dalla copertina dell'album, che è una provocazione anche abbastanza forte, e dal titolo dell'album stesso, come se fosse una caduta della moralità, dei valori morali. Beh, comunque ecco. Sì, sono messaggi abbastanza forti. Andando, diciamo, a selezionare tra i 10 brani che compongono la tracklist dell'album, dovendo sceglierne uno più rappresentativo, ad esempio, come messaggio o comunque come concept? Allora, uno dei più rappresentativi, e visto appunto gli ultimi accadimenti, più attuale, è Open Sewer, che letteralmente vuol dire discarica a cielo aperto. E abbiamo realizzato anche un video nel quale cerchiamo sempre in maniera un po' ironica e sarcastica di rendere l'idea, ma la tematica in quel caso principale è il fatto che per come viene trattata Venezia, sia dai turisti che a volte anche proprio dai veneziani stessi, più gli imprenditori, c'è un accumulo nelle acque di Venezia di rifiuti, spazzatura e tutta una serie di cose che vanno a creare questo, in maniera molto figurativa, mostro di merda, che nel momento in cui si intasa tutto e comincia a crescere l'acqua, questo mostro va a mangiare, inghiottire tutta Venezia e tutti i suoi abitanti, quindi una sorta di autodistruzione. Quindi anche voi con la vostra musica date il vostro contributo di messaggio politico-sociale, insomma, per un auspicato miglioramento di governance del veneziano. Assolutamente. Beh, io chiaramente sì, non faccio altro che augurarvi il migliore, in bocca al lupo, anche perché insomma tutti sappiamo quanto Venezia sia preziosa come località a livello mondiale, non solo a livello nazionale, e come purtroppo spesso accade, noi italiani non siamo in grado di spendere il giusto tempo e modo a difendere i nostri tesori. Insomma, più che elogiare gli altri, ci dovremmo pensare un po' a difendere i nostri. Comunque, dopo questo excursus, parliamo un pochettino di Venezia e la musica a Venezia. Com'è la scena metal nel veneziano? Allora, la scena metal nel veneziano c'è abbastanza, nel senso che i gruppi comunque ce ne sono. E la cosa più difficile, parlando proprio di Venezia e di zona limitrofa, è trovare locali che ospitino la scena. E infatti anche noi principalmente quando suoniamo usciamo un po', andiamo più magari verso Verona o capitato che andassimo anche a Milano o cose così. Qua è difficile trovare locali che ospitino, perché a Venezia proprio è già tanto se fanno jazz o qualcosina di blues, mentre nei locali, diciamo, in terraferma è più facile arrivare al rock, un po' anche sul punk, ma metal cominciano a guardarti un po' sporco, diciamo.
Non c'è proprio, diciamo, l'abitudine. Devo dire che comunque io No. in passato qualche excursus verso su, verso, oddio, adesso non ricordo bene il nome del locale, se non ricordo male il Garage 56 che stava lì, da quelle parti lì, e c'era un po' di scena, insomma, un po' di clac, un po' di... C'era gente che comunque segue, ma che comunque, come spesso accade, non c'hanno posti dove andare, eh no? È un Sì, è peccato, difficile. è un peccato. Sì. Però comunque sia, No. immagino che al di là dei locali, delle venues dove ci possano stare concerti live in maniera programmatica e frequente, ci siano sempre delle situazioni, dei concerti, dei fest che anche dalle vostre parti si organizzeranno. Qual è l'evento più rappresentativo della vostra zona? Beh, allora diciamo che una zona abbastanza dove c'è abbastanza scena è Padova, e a Padova c'è il Grindhouse, che è un locale dove durante l'anno riescono a fare death metal. Invece d'estate, ad esempio, a Padova sempre organizzano il Padova Metal Fest, dove tra l'altro prima che entrassi io, i membri hanno anche suonato. Sì, ma infatti sono nomi che mi stai dicendo che comunque sono già passati all'interno della webzine Ecco. metalwave.it, come tra comunicati stampa, date, locandine e quant'altro. Senti, allora, i prossimi programmi in casa Membrance, che cosa avete in programma? Che cosa state preparando di bello per i vostri fans? Prossimi programmi abbiamo il 21 dicembre, una data a Carpi, e saremo in apertura ai Benediction. Molto molto E, interessante. sì, Sì, è sì, una sì, bella sì. data. Andremo insieme anche ai Demiurgo, ai Distruzione, e poi ci sono altre due band d'apertura che al momento mi sfuggono. E intanto per concludere il 2019 abbiamo questa data qua, poi si può preannunciare che in questi giorni dovrebbe uscire anche un nuovo video, fatto sempre dall'ultimo album, poi per il prossimo anno, già a gennaio, ci sono altre date in arrivo che al momento teniamo ancora nascoste. E basta, quindi diciamo per ora abbiamo Beh, allora, questo si può innanzitutto ti hai tranquillamente parlato dire. che nei prossimi giorni uscirà un nuovo video, vi invito insomma a comunicarcelo tramite comunicato stampa e sarà nostra premura inserirlo nelle nostre playlist, nei nostri canali YouTube, come ho oggi fatto per il vostro appunto nuovo video, ultimo video Open Sewer che abbiamo appunto citato come brano rappresentativo del disco che andremo a passare al termine dell'intervista. Ma prima dei saluti, io ti lascerei uno spazio per presentare ai nostri ascoltatori quelli che sono i vostri principali riferimenti web per chi voglia saperne di più sulla band, sui Membranes. Beh, allora, ci potete trovare sia su Facebook, basta digitare appunto Membrance, sito Membrance, e stessa cosa anche su Instagram, ci trovate anche lì, e YouTube abbiamo il nostro canale dove facciamo uscire i video, e infine se volete semplicemente ascoltarvi le nostre canzoni ci trovate su Spotify, sempre al nome Membrance. E basta, se non ricordo male abbiamo anche Twitter, e sempre Che a nome male non fa, Membrance. sta lì. Male non fa. Meglio starci che non Esatto. starci. Va bene, allora Quello senti, è il io momento in saluto cui te, ti capita di. ringrazio per la disponibilità, inoltre i miei saluti al resto della band, chiaramente i migliori in bocca al lupo per il futuro, per la situazione nel veneziano. Stringete i denti e andate avanti, perché insomma la vostra Venezia è una nostra bellezza e ce la dobbiamo mantenere cara. Ci Sì. Beh, salutiamo con la io. vostra Open Sewer. Ciao ragazzi. Questi Ciao, grazie a tutti. sono i Membranes e questa è Open Sewer.